E dopo intere settimane spese ad etichettare Alitam come una mera reskin in versione dendro di Keqing, il personaggio è finalmente arrivato su Genshin e guardate un po'. Con Keqing c'entra veramente poco. Salve, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi parliamo di Alitam, personaggio a 5 stelle di elemento dendro che utilizza la spada. Nel video di oggi snocciolerò qualche consiglio a proposito di tutti gli aspetti che caratterizzano il kit di Alitam, dai suoi talenti alle armi e manufatti che più vi consiglio, sino ad arrivare a una piccola parentesi sulle costellazioni e soprattutto ai compagni di team più indicati ad aiutarlo. Utilizzo il verbo aiutare poiché Alitam, già ve lo anticipo, è un attaccante e dunque un personaggio per il quale sarà molto importante selezionare i compagni di squadra. Ma prima di iniziare con l'analisi, due velocissime premesse. La prima è che siete caldamente invitati sin da ora ad iscrivervi al mio canale YouTube e a venirmi a seguire anche sul sito Viola se volete, entrambe le azioni sono gratuite, così mi aiutate ad espandere il mio lavoro sia qui sulla piattaforma rossa che su quella viola e soprattutto non vi perderete i prossimi contenuti che pubblicherò sia tema Genshin che non. Seconda premessa, questa è sacrosanta. Questo video non si pone in alcun modo come testo sacro, mi limito a darvi dei consigli sull'utilizzo di Alitam senza volervi imporre nulla. Se non cito armi, manufatti che magari voi utilizzate con successo sul vostro Alitam, non è un problema. Io mi limito a segnalare quelle che sono probabilmente le opzioni migliori, ma non sono le uniche opzioni esistenti. Premesso ciò, vi ricordo anche di dare un'occhiata ai miei social, prima mi sono dimenticata di dirvelo, trovate i links in descrizione, e direi che possiamo iniziare a parlare di Alitam. Si va! Alitam è un attaccante di punta. Stop. Questa volta non parliamo di un personaggio poliruolo, non parliamo di un personaggio che può essere così o comì, Alitam è un attaccante di punta, non ha particolari talenti sfruttabili quando non si trova in campo ed è il resto della squadra che deve aiutare lui a portare a casa il danno. È un personaggio che si appoggia prepotentemente sulle reazioni dendro, non sognatevi di giocarlo senza supporti in grado di fargli scatenare le reazioni del suo elemento perché altrimenti vi ritroverete davanti a dei danni più che deludenti. Al contrario, se lo abbinerete ai supporti giusti e soprattutto legati alle reazioni più potenti del dendro, vedrete che Alitam, nonostante sia un attaccante con un manometro abbastanza alto, farà veramente faville. Il trucco è imparare a giocarlo bene, imparare a sfruttare i suoi talenti in modo da avere una rotazione efficace, inserirci dentro bene i supporti e a quel punto vedrete dei danni notevoli anche nel caso in cui non abbiate questo personaggio costellato con la sua arma o in generale con una build particolarmente costosa. Per quanto riguarda le statistiche di Alitam, le parole stanno abbastanza a zero se non fosse per un dettaglio che approfondiremo più tardi. Allora, è un attaccante di punta. Volete tasso di critico e danno da critico possibilmente in un rapporto di 1 a 2. In questo caso abbiamo un 61-172 che può andare più che bene. Il tasso di critico bisognerebbe cercare di tenerlo sempre più alto quando si ha un danno da critico così. L'ideale, vi faccio un esempio, è di, che ne so, 70-160 o il famosissimo 60-120, che secondo me è un po' il valore di base che dovete tenere a mente quando costruite personaggi offensivi. Ecco, non tralasciate assolutamente queste due statistiche perché parliamo di un attaccante di punta e quindi vogliamo i critici e vogliamo che i critici facciano male, che lasciano l'impronta. Poi, ricarica di energia. Alitam ha bisogno di un buon valore di ricarica di energia, perché vi dico già che il suo tripudio elementale è una delle parti, se non la parte più importante di tutti i suoi talenti attivi. Qui abbiamo un 135%, personalmente, onde evitare, diciamo, rischi inutili, rotazioni bloccate o roba del genere, 140-150 minimo dovrebbe essere il valore a cui puntare. Ricordandoci però che ci sono altri modi di aumentare la ricarica di energia di un personaggio al di là della sua statistica cruda. Vi faccio due esempi veloci. Risonanza elettro, quindi doppio personaggio elettro, o anche una singola batteria molto capace, o ancora meglio due batterie capaci. Alitam, come vedremo,
ha effettivamente un'ottima sinergia con dei personaggi che possono anche fornirgli energia in più. Quindi per ora vi dico che la statistica va bene a 140-150, potete abbassarla e scendere a un 130 se avete i supporti giusti, di cui, come già detto, parleremo dopo. Infine, la maestria elementale. Alitam ne vuole tanta, perché questo personaggio, sebbene non abbia uno scaling unico sulla maestria elementale, di fatto ce l'ha. Anche qui ne parleremo dopo nella sezione dei talenti. Sappiate che più ne ha, meglio è. Io cercherei di non stare mai sotto i 300 punti di maestria elementale. Mai. Infine l'attacco. Non è la statistica principale di Alitam, ma cerchiamo di stare almeno intorno ai 1100-1200. Mai sotto i 1000. Ve li ho tanto anticipati, quindi direi che sia ora. Parliamo dei talenti di Alitam. Allora, attacco normale. 5 colpi rapidi bianchi. Non ce ne frega niente dei danni fisici, quindi questo talento lo tralasciamo fino a quando non entra in scena la sua abilità elementale, che è fondamentale per poter capire come giocare questo personaggio. Allora, tramite l'abilità elementale, Alitam infligge danni dendro agli avversari e forma uno più specchi Cesella Luce. Questi specchi sono il fulcro di questo personaggio. Di base, ve la spiego con parole spicce, poi andiamo nel dettaglio, più specchi avete, più danni fate, più dendro mettete sui nemici e dunque più reazioni fate. E quindi torniamo ai danni, più danni fate. Questo avviene poiché ogni volta che attaccate un nemico e avete almeno uno specchio addosso, il nemico verrà colpito da ulteriori danni dendro inflitti dallo specchio stesso. Quando utilizzate questa abilità, di base vi prendete uno specchio Cesella Luce. Se però usate questa abilità quando non avete specchi, di specchi ne prenderete due, cioè uno più uno aggiuntivo. Gli specchi hanno diverse proprietà. Innanzitutto, fin tanto che c'è almeno uno specchio intorno al nostro Alitam, tutti i danni dei nostri attacchi normali caricati e in picchiata diventano danni da dendro. E questo spiega il motivo per cui i danni bianchi di Alitam non ci interessano, perché questo personaggio si builda full dendro e chi se ne frega dei danni fisici. Possono esistere fino a 3 specchi Cesella Luce contemporaneamente e questi specchi spariscono uno dopo l'altro col tempo, oppure non appena l'item lascia il campo. Attenzione a questa caratteristica del talento perché è molto importante e ci segnala che l'item, al contrario di uno Xinchou per esempio, non è in grado di lasciare la sua meccanica ad altri personaggi, ma la tiene tutta per sé. Gli attributi di questa abilità elementale sono molto importanti, ci dobbiamo dare un occhio perché qua ci sono 3 aspetti che ci interessano. Numero 1, il tempo di ricarica, 18 secondi. Ragazzi, 18 secondi è tanto. Questo significa che dovremo utilizzare questa abilità elementale al momento giusto e con il proposito giusto, perché una volta utilizzata, l'item dovrà resistere circa 18 secondi senza poter riutilizzarla per ricaricare i suoi specchi. Vedremo che ci saranno altri modi per mantenere un buon numero di specchi, e come buon numero intendo 3 per fare danni alti, ma in particolare almeno 1 per avere i danni dendro. Però ricordatevi di questi 18 secondi, perché se sbagliate completamente la rotazione, pagate l'errore, pagate tanto. Questo è il secondo personaggio dopo Tartaglia che mette una tassa così gravosa sugli eventuali errori, sull'eventuale, diciamo, poca esperienza del giocatore. Perché questa non è un'abilità elementale che tirate a caso, non è come l'abilità elementale, per esempio, di Keqing, che ha un tempo di ricarica molto più breve. Questi sono 18 secondi, quindi impariamo a usare l'abilità nella maniera corretta. Altro numero che ci interessa, l'intervallo di rimozione degli specchi, 4 secondi. Gli specchi vanno via velocemente, quindi di nuovo non c'è tempo per farsi le corse, per guardarsi intorno. Con Alitam bisogna agire perché il tempo è danno e se perdete tempo e non eseguite correttamente le rotazioni, i suoi specchi svaniranno e voi vi ritroverete senza specchi e quindi senza danno e di nuovo dovrete aspettare 18 secondi per rifare tutto. Infine, come potete vedere, Alitam è un po' un grandissimo falso, perché sebbene non venga specificato nelle info talento, tutti i danni, sia dell'abilità in sé, sia dei suoi specchi, hanno uno scaling anche parecchio importante sulla maestria elementale. Questo personaggio, ragazzi, sebbene non sia in alcun modo specificato, e io stessa mi ero fatta fregare quando ho realizzato l'analisi preliminare di Alitam,
ha uno scaling in maestria elementale che supera quello in attacco. È un personaggio sul quale la maestria elementale conta di più dell'attacco, esattamente come per esempio i PS contano di più dell'attacco per Utao o la difesa conta di più dell'attacco per Itto. È la stessa cosa. Attenzione a buildare all'item, attenzione, perché la statistica maestria elementale ci serve come il pane. Per fortuna il fanciullo ha un talento passivo, che è questo qui, Misteri Svelati, che gli permette di trasformare i punti di maestria elementale in ulteriori danni inflitti dagli attacchi proiettanti, cioè gli attacchi fatti dai suoi specchi e anche dei colpi che fa con il tripudio elementale. In poche parole, più maestria elementale date ad Alaitam, più ottiene potenziamenti di danno sia tramite questo talento che tramite gli scaling base della sua abilità elementale. Parliamo del tripudio elementale di Alaitam. Questo colpo è, ribadisco, il colpo più importante del suo kit. Potrebbe non sembrarlo, ma è così, ragazzi, è così. Questo colpo infligge danni dendro ad area davanti ad Alaitam ed è effettivamente la parte del suo kit che ha ricordato a tutti Keqing, perché abbiamo una sorta di animazione a stella con tanti fendenti che però non è intorno a noi ma è davanti a noi. Ma la parte veramente forte di questa abilità, al di là dei danni che sono di tutto rispetto, e anche qui abbiamo uno scaling in maestria elementale, il che significa che utilizziamo la maestria elementale per tutti i talenti attivi di Alaitam e questo è ottimo, al di là di questo, se utilizziamo questo tripudio e non abbiamo specchi, otteniamo automaticamente 3 specchi. Se ne abbiamo uno ne otteniamo 2, se ne abbiamo 2 ne otteniamo 1, quindi torniamo sempre a 3. Chiaramente che cosa significa? Che noi questo tripudio lo possiamo utilizzare all'inizio delle nostre rotazioni per avere subito 3 specchi. Iniziamo con il tripudio, 3 specchi, bombardiamo i nemici perché tanto abbiamo l'infusione dendro, appena perdiamo magari uno specchio o due infiliamo l'abilità elementale e se costruiamo una rotazione corretta, e qui entrerà in gioco anche il primo talento passivo di cui vi parlerò adesso, riuscirete ad avere una Lightam perennemente con 3 o massimo 2 specchi e soprattutto in grado di ciclare bene il suo tripudio elementale. Ora, il problema di questo tripudio elementale e del ciclarlo bene è che costa 70 e Alaitam non è in grado di produrre così tante particelle da solo. Qua entrano in gioco i suoi alleati, che dovranno essere in grado di fornirgli la giusta energia. Alaitam non è un personaggio che beve come un pazzo, non parliamo di Faruzan. Non è che dovete proprio dargli valori di energia spaziali, però dovete assicurarvi che nella vostra formazione ci siano almeno 2 supporti del team in grado di produrre tante particelle per lui. In particolare, già vi anticipo un consiglio che vi darò anche più tardi, dargli un altro compagno dendro in grado di produrre particelle dendro è sicuramente la scelta migliore, e qua vi dico già che la miglior candidata è la nostra piccola Nahida. Primo talento passivo di Alaitam che si ricollega a tutto ciò che vi ho spiegato adesso: quando gli attacchi caricati o in picchiata di Alaitam colpiscono gli avversari, andiamo a generare uno specchio Cesella Luce una volta ogni 12 secondi. Questo è l'ennesimo talento che ci servirà come il pane, perché noi usiamo il tripudio elementale, andiamo a 3 specchi, colpiamo gli avversari e appena scendiamo a 2, colpo caricato e ci riprendiamo lo specchio e torniamo a 3. E dal momento in cui torniamo a scendere da 3 a 2 o da 3 a 1, abilità elementale e ci prendiamo un altro specchio. E quindi, giocando correttamente e utilizzando al meglio questo talento ogni 12 secondi, riusciamo ad avere un modo di recuperare gli specchi anche senza il tripudio elementale. Questo proprio perché il tripudio costa, l'abilità elementale ha un cooldown di 18 e quindi questo talento è ciò che ci salva la vita e che trasforma l'item da un attaccante estremamente macchinoso e poco fluido nelle sue combinazioni a un attaccante che invece la sua fluidità, se giocato bene, ce l'ha in pieno. Per quanto riguarda la priorità di livellaggio dei talenti attivi di Alaitam, date assolutamente la precedenza all'abilità elementale, che è la maggior fonte di danno del kit di questo personaggio. Dopodiché concentratevi sul tripudio elementale e sugli attacchi normali. Ricordatevi che gli attacchi normali vengono comunque tenuti in considerazione una volta utilizzata l'abilità elementale, anche se i vostri colpi sono infusi di dendro, valgono comunque come attacchi normali caricati dall'alto, eccetera eccetera. E non sottovalutate nemmeno il tripudio elementale, perché sebbene lo utilizzerete generalmente quando non avrete specchi e quindi il danno sarà inferiore, volete comunque portare a casa
la maggior quantità di danno possibile. In generale Alaitham è un personaggio che utilizza il kit a tutto tondo, e quindi prima o poi, soprattutto se vi piace particolarmente, l'ideale sarebbe di portare su tutti e tre i talenti. Adesso parliamo delle armi che più vi consiglio su Alaitham, ed iniziamo con la scelta ovvia, la sua spada, il lume del taglio frondoso. Gli dà un botto di danno da critico, gli aumenta il tasso di critico, gli aumenta il danno dei suoi attacchi, in generale attacchi normali, abilità elementali, sulla base della maestria elementale, e guardate un po' che caso, Alaitham è un personaggio che di maestria elementale ne vuole tanta, è letteralmente la migliore arma che potete dare su Alaitham e assolutamente la sua best in slot. Questo non significa che sia l'unica arma giocabile su Alaitham, perché per fortuna questo personaggio ha diverse opzioni, anche free to play. Vi faccio qualche esempio, utilizzando Hayato come manichino. Alaitham può giocare benissimo la Squarcianebbia Riforgiata. Prendiamo danno da critico, abbiamo un bel valore di attacco base che schifo non fa, danni elementali aggiuntivi e abbiamo una meccanica di accumulo che ci dà ulteriore bonus sui danni elementali che si basa sull'utilizzare attacchi normali che infliggono danni elementali, e ce l'abbiamo, su utilizzare il tripudio elementale, e lo usiamo, e sull'avere l'energia inferiore a un 100%, e Alaitham spesso questa caratteristica ce l'ha, quindi questa è un'ottima spada da dare su di lui. Poi abbiamo la spada di Giada primordiale, questa è ottima su tutti gli attaccanti che utilizzano spada. È vero che i PS ad Alaitham non servono, ma chi se ne frega, perché comunque vengono tramutati in attacco e andiamo a sistemare il tasso di critico, che come vi ho già detto è fondamentale su questo personaggio. Poi vi segnalo anche un'altra spada a 5 stelle, questa è un po' di nicchia. Io sono molto fortunata ad averla, ed è il giuramento di libertà, la spada di Kazuha. Occhio che anche questa spada va bene su Alaitham, perché gli dà maestria elementale e l'effetto è molto facilmente scatenabile dal personaggio, perché basta che inneschi reazioni elementali e può dare a lui stesso o alla squadra un bonus sull'attacco e un bonus sui danni da attacco normale caricato e impicchiata. E di nuovo Alaitham utilizza tutte queste caratteristiche. Questa spada va altrettanto bene su un supporto che magari mettete di fianco ad Alaitham, ma anche su Alaitham non è una brutta scelta. Poi andiamo sulle opzioni più budget, e qua devo dire che abbiamo sia opzioni un pochino più costose come la spada nera, tasso di critico, ok, danni in più, ok, che ci può piacere, ma anche opzioni completamente budget, come il nostro ombrellino simpatico Tokabu Shigure che abbiamo ottenuto in occasione dell'evento dedicato agli spiriti maligni del folklore giapponese che abbiamo da poco avuto a Inazuma. Questa spada, che ci fornisce maestria elementale e quindi Alaitham è felice, ha di nuovo un effetto che è facilmente attivabile grazie al kit poliedrico del personaggio, e quindi può essere una buona opzione. Nel caso in cui abbiate perduto questo evento, non preoccupatevi, poiché esiste una versione ancora più budget di questa spada, che già è budget, che è la spina di ferro. Questa è forgiabile dal fabbro di Teyvat gratuitamente ed è una versione magari leggermente inferiore all'ombrello per quanto riguarda Alaitham, ma comunque solida e che di nuovo vi dà maestria elementale. Eventualmente, nel caso in cui il vostro Alaitham abbia dei gravi problemi di ricarica di energia, potete anche optare per delle spade che lo aiutino da quel punto di vista, come il Desiderio Purulento o la spada di Favonius. Ovviamente tenete in considerazione che giocare su Alaitham spade di questo tipo, che sono spade solitamente indicate per un supporto, andrà inevitabilmente ad abbassarne le potenzialità offensive. Menzione d'onore infine alla spada universale, alla migliore amica di tutti i giocatori principianti e non solo, ed eccola qua, la messaggera dell'alba. Questa spada, sebbene sia una spada a 3 stelle, si può tranquillamente giocare su Alaitham. Ovviamente bisogna stare attenti, perché bisogna mantenere i suoi punti salute sopra al 90%, però allo stesso tempo è una spada che è in grado di fornirci sia danno da critico che tasso di critico, e quindi due statistiche davvero molto importanti per il personaggio. Per quanto riguarda i manufatti di Alaitham, e perdonatemi se utilizzerò di nuovo Hayato, ma al momento di registrazione di questo video non ho ancora evocato il mio personalissimo Alaitham, avete generalmente tre scelte. Scelta numero 1, la principale nel caso in cui nessun altro nella vostra squadra utilizzi questi artefatti. 4 per di memoria di Bosco Profondo. Danni dendro bonus e andiamo ad abbassare la resistenza dendro dei nemici del 30%, valore enorme. Questo set di artefatti deve essere presente su almeno un personaggio in tutte le formazioni con Alaitham.
Non avete nessuno a cui darlo a parte Alaitam? Date il 4 per ad Alaitam. Giocate Alaitam con un altro supporto dendro, come per esempio Nahida? Date a Nahida il 4 per di questo set. O ancora, giocate Alaitam con un curatore passivo che non è incaricato di fare danni, come Kokomi o Barbara? Date questo 4 per a Kokomi o Barbara. In un modo o nell'altro, un membro della squadra deve riuscire ad attivare l'effetto dei 4 pezzi, in modo che Alaitam ovviamente ne possa approfittare. Opzione numero 2 per Alaitam, 4 per dei sogni dorati. Questa è probabilmente l'opzione 4 per più indicata per il personaggio, proprio perché le memorie di Bosco Profondo le possiamo dare anche a qualcun altro. E questo set devo dire che è molto diretto, ci dà maestria elementale, ci dà attacco, ci dà ancora maestria elementale, insomma, con il 4 per andiamo a potenziare due statistiche che ad Alaitam fanno super piacere. L'ultima opzione è ovviamente l'opzione ibrida. Non avete un 4 per dei sogni dorati convincente? Giocate già le memorie di Bosco Profondo su qualcun altro? Potete dare ad Alaitam, per esempio, 2 per maestria elementale, 2 per ricarica di energia, quindi sogni dorati o compagnia del vagabondo e 2 per di emblema. Oppure ancora, potete dare ad Alaitam il 2 per di emblema, ovviamente nel caso in cui vi manchi la ricarica energia, e poi il 2 per del Bosco Profondo. Danni da dendro più ricarica di energia, o ancora danni da dendro più maestria elementale, o ancora maestria elementale più maestria elementale. Gli date il 2 per del fiore del paradiso, gli date il 2 per della compagnia del vagabondo o dei sogni dorati, insomma incastrate gli artefatti nel caso in cui vogliate doppio set e quindi ibridare Alaitam in modo da fornirgli le statistiche che più gli servono. E parliamo proprio di queste suddette statistiche. Nel pezzo di testa volete assolutamente o tasso di critico o danno da critico. Non ci sono altre possibilità. Date ad Alaitam la statistica che più gli manca. Sulla coppa volete rigorosamente bonus da dendro, bonus danni da dendro. Se proprio non avete ancora una coppa da dendro, potete utilizzare maestria elementale, va bene più o meno uguale, il danno dendro ovviamente è migliore, però una buona coppa rollata in maestria elementale comunque ad Alaitam piace. E sulla clessidra mi raccomando maestria elementale. È vero che Alaitam, ve lo ripeto, non ha uno scaling indicato chiaramente nella descrizione del talento sulla maestria elementale come un autao per IPS, ma rimane il fatto che ha un talento passivo e soprattutto uno scaling indicato all'interno dei valori numerici dei suoi talenti che vi urlano chiaramente che questo personaggio vuole tanta maestria elementale. Eventualmente sulla clessidra, se avete problemi di ricarica di energia e non volete dargli un'arma da supporto, potete anche optare per ricarica di energia. Non è una scelta super indicata, secondo me, ma in determinate formazioni è la scelta che vorrete fare. Infine, per quanto riguarda le statistiche secondarie, priorità a danno da critico e tasso di critico, poi a ricarica di energia, e infine vanno benissimo anche maestria elementale e attacco percentuale. E poi tutto il resto. Le costellazioni di Alaitam sono molto carine, ma in nessun modo obbligatorie su questo personaggio. Questo personaggio a C0 fa tutto quello che deve fare, e tramite le costellazioni ottiene dei bonus che, sebbene comodi, non sono obbligatori. La prima costellazione, Intuito, permette ad Alaitam di avere il tempo di ricarica della sua abilità elementale ridotto. Sicuramente una costellazione utile, ma se imparate a giocare Alaitam correttamente, fidatevi che il tempo di ricarica base va più che bene e vi permetterà di fare tutto. La seconda costellazione, secondo me, è quella che vale di più la pena di ottenere, se proprio volete buttarvi nell'avventura delle costellazioni, perché questa permette ad Alaitam di alzarsi di parecchio la maestria elementale. Considerate che ogni volta che genera uno specchio prende 50 punti di maestria elementale e lo potete fare fino a 4 volte. Questa è una gran costellazione, ribadisco, la mia preferita per quanto riguarda l'item. Se volete massimizzarne l'efficacia, vi direi di fermarvi alla seconda. Poi abbiamo la terza che gli aumenta il danno dell'abilità elementale, la quarta aumenta nuovamente le statistiche di Alaitam sia dal punto di vista della maestria elementale sia dal punto di vista dei bonus danni da dendro, è l'ennesima costellazione forte dal punto di vista offensivo, ma di nuovo vi ricordo che la seconda basta e avanza, la quinta gli aumenta i danni e in generale il livello del tripudio elementale e la sesta lo trasforma in Terminator, perché anche utilizzando il tripudio elementale con 3 specchi, gli specchi gli rimangono e tra l'altro generando specchi dopo aver raggiunto il limite massimo si aumenta anche danno da critico e tasso critico. C'è poco altro da aggiungere, ha delle ottime costellazioni perché ottiene solo bonus utili,
ribadisco di nuovo, e scusatemi se risulterò noiosa, che secondo me fermarsi alla seconda va più che bene. E già il vostro Alaitan fa i buchi per terra. Ora, vediamo un po' qualche formazione dove poter far brillare Alaitan al meglio. Iniziamo con una formazione proprio base, una formazione dove sappiamo già che Alaitan sarà straordinario, ovvero una formazione del genere strutturata sulla reazione Hyperbloom, cioè iperfioritura. Fate finta di nuovo che Hayato sia Alaitan. Abbiamo doppio personaggio dendro Alaitan più Nahida, quindi maestria elementale in più, quindi produzione particellare in più, poiché Nahida è molto brava a fare particelle e le sue particelle sono dendro, quindi valgono di più se raccolte da Alaitan. Poi abbiamo Kukishinobu che ci piazza l'elettro e Shinchou che va a generare i semini di fioritura che poi, una volta colpiti dall'elettricità di Kuki, diventeranno per l'appunto iperfioritura. La strategia è molto semplice: Shinchou lo tenete bello alto, scomba con l'intero kit di Alaitan, perché tirate il tripudio di Shinchou e le spade andranno ad attaccare insieme agli specchi e agli attacchi normali di Alaitan. Kuki ci cura e piazza Electro, e Nahida fa tutto quello che fa Nahida, cioè rendere le formazioni basate sul dendro sbroccate tramite i potenziamenti del suo tripudio e l'efficacia sia in termini di batteria che di danno della sua abilità elementale. Mi raccomando, in formazioni del genere imparate a giocare Alaitan al meglio. Cercate di capire quando è il caso di farlo uscire per far intervenire i supporti e quando invece deve entrare, utilizzare l'abilità elementale e spampanare i nemici di danno. E soprattutto ricordatevi di sfruttare il suo tripudio elementale più che per il danno, per la produzione degli specchi. Questa formazione chiaramente può avere delle variazioni. La potete trasformare in una formazione pura che si basa su aggravate e quindi su accentuazione, anche se nel caso di Alaitan non si parlerà solo di accentuazione ma anche soprattutto di spread, quindi di non mi ricordo come si chiama in italiano spread, spargimento. E come si sistema la formazione? Togliete Shinchou e ci mettete Raiden, oppure ci mettete Yaemiko. Insomma, ci mettete un altro personaggio elettro in grado di piazzare bene l'elemento e quindi di aiutare Alaitan a spreadare danni da tutte le parti. Al posto di Yae può entrare anche Fischl, potete giocare anche Beido, potete anche fare dei cambiamenti relativi al membro della squadra che deve curare, potete mettere Barbara oppure Kokomi come curatore e quindi al posto di Kuki potete mettere un altro personaggio elettro come Yae o la già citata Raiden. Insomma, fate le modifiche che più preferite. Un'altra modifica che potete fare, nel caso in cui però il vostro Alaitan abbia tanta ricarica di energia, è di togliere Nahida e di mettere il doppio Hydro. Così andiamo a fare proprio un'iperfioritura violentissima. Fate Alaitan, Yelan, Barbara e al posto di Nahida mettete Kukishinobu. Potete fare anche così. Di alternative ne avete tante. Mi rendo conto che sia molto difficile aggirare questo personaggio qua, perché Nahida è veramente il fulcro di tutte le formazioni dendro, ma sappiate che un modo c'è. Ah, non dimentichiamoci nemmeno di Yao Yao, il nuovo curatore dendro arrivato in gioco. Al momento non la possiedo ancora, però si può mettere Yao Yao al posto di Kuki, doppio personaggio elettro, e quindi mantenere sia la risonanza elettro che la risonanza dendro. Qui ve la gestite come volete. La seconda formazione che vi voglio proporre con Alaitan è una formazione basata sul burgeon, cioè sulla germinazione. Avete Alaitan, Nahida, di nuovo al posto di Nahida potete mettere Yao Yao con lei, il viaggiatore dendro, il traveler dendro, di opzioni ne avete. Poi mettete un personaggio Hydro. Se mettete Yao Yao il personaggio Hydro, non è detto che sia Kokomi o Barbara, può essere anche magari una Yelan o un Shinchou, e poi chiudete con un personaggio tra Toma, Shaling e Klee, che secondo me sono i tre migliori a giocare in germinazione, Toma e Klee in particolare. Toma ha il vantaggio sulle altre due di mettervi anche scudo e quindi limita i danni che prenderete a vostra volta dall'esplosione dei semi. Questa formazione è molto simpatica, sicuramente meno efficace delle classiche di cui ho parlato prima, basate su accentuazione, dispersione e iperfioritura, però comunque può funzionare. Concludo il video con una menzione d'onore. Non dimenticatevi di Nilou, perché voi potete giocare Alaitan anche come attaccante all'interno di formazioni con Nilou. Potete mettere Nilou, Kokomi, Nahida e Alaitan al posto di Kolei.
In questo modo Nilou setta la sua meccanica, Nahida piazza Dendro, piazza il tripudio, Kokomi cura e Alaitam entra in campo e continua a scatenare reazioni legate alla super fioritura utilizzando la sua combo. Di nuovo, se non avete Nahida, attenzione alla produzione particellare, perché né Nilou né Kokomi sono brave da questo punto di vista, quindi magari infilateci una Yelan con l'arco di Favonius per esempio, o un Xinchou. E detto questo, basta. Io spero di essere stata sufficientemente esaustiva con questa prima analisi completa di Alaitam. Vi farò sapere, nel caso in cui dovessi riuscire a evocarlo tra qualche settimana, che cosa ne penso del personaggio dopo averlo testato più nel dettaglio, ma già da ora vi posso dire che secondo me sarà un attaccante molto interessante e che renderà contenti i molti che sicuramente cercheranno o hanno già cercato di evocarlo. Da Jul è tutto, io vi do appuntamento ai prossimi video e più nel dettaglio alle prossime analisi personaggio. Spero che abbiate gradito il mio lavoro e alla prossima. Io e Alaitam vi salutiamo. Ciao!